novità tante. Innanzitutto abbiamo due opere liriche, una delle due opere è sostenuta dalla famiglia Colosimo e dedicata alla mecenate della cultura Don Giovanni Colosimo, che ha lavorato per il bene di questa città, e sono felice di aprire la stagione il 21 ottobre con questo ricordo importante. Poi avremo tutti i generi con queste facce importanti, da Alessandro Haber a Lucrezia Dante della Rovere, a Teresa Mannino, a Stefano Accorsi, a Claudia Gerini, a Giuseppe Battistone che viene per la prima volta, a Stefano Accorsi, dov'è Stefano? Stefano non lo vedo, eccolo qua, Stefano Accorsi, a Massimo Lopez e a Tullio Solenghi, a Stefano Fresi, ad Alessandro Benvenuti, a Dario Ballantini che farà un omaggio meraviglioso a Lucio Dalla, insomma a Paolo Ruffini. Paolo Ruffini cosa ha fatto e cosa proporremo il 10 novembre? Per la prima volta a teatro dei ragazzi diversamente abili reciteranno, canteranno insieme a Paolo. Quindi il teatro è aperto a tutti. Sono felice di questo spettacolo, quindi vi aspetto perché ci divertiremo e ci emozioneremo. Quindi vi invito a fare gli abbonamenti. Quindi andate sul sito del Politeama, andate in biglietteria, perché sono spettacoli di grandissimo livello. Il costo medio dello spettacolo per l'abbonamento Gold è di 23 euro. I musical più belli della stagione, da Flashdance alla famiglia Adams. È un ricordo di Franco Califano meraviglioso che farà Claudia Gerini, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Io vi aspetto dal 21 ottobre al Politeama. È stato consolidato quello che ormai è sotto gli occhi di tutti, una programmazione fatta in maniera seria e soprattutto spettacoli di grande qualità, un prezzo anche diciamo molto basso. È riuscito a fare questo miracolo Gianvito Casadonte, e quindi siamo riusciti ad abbattere anche il sistema degli abbonamenti, perché 400 euro per 18 spettacoli, parliamo di 22-23 euro in platea, quindi un posto importante anche all'interno del teatro. Ma soprattutto la vera scommessa che abbiamo vinto è che quando proposi per la prima volta Gianvito Casadonte, tutti avrebbero voluto che prendesse un grande nome come sovrintendente, un grande professionista che sarebbe costato tantissimo alla Fondazione Politeama. Invece non solo Gianvito, voglio dire, ha accettato questo incarico per aiutare la Fondazione Politeama, ma addirittura abbiamo avuto la soddisfazione di averlo nominato anche come direttore artistico in Sicilia al Teatro di Taormina. E quindi doppia soddisfazione da parte nostra. Quindi abbiamo creduto, abbiamo puntato su Gianvito, che ha avuto anche la collaborazione sicuramente di tutto il management e del direttore generale Aldo Costa, ha avuto anche l'opportunità che questo teatro dà, comunque ormai una organizzazione consolidata anche se con pochissimi dipendenti. Un teatro come il nostro dovrebbe avere 30-40 dipendenti, noi ne abbiamo solo 5. Basta andare a vedere il teatro di Bari, che ha un finanziamento di circa 8-9 milioni all'anno rispetto al nostro di solo 400 mila euro. Certo, un teatro molto importante quello di Bari, ma la dice lunga su quanto spendono i teatri in Italia a portare avanti un'organizzazione. Noi lo facciamo veramente con grande sacrificio e alcune volte, voglio dire, abbiamo raggiunto risultati veramente eccezionali. Servirebbe il sostegno alla regione, considerando le difficoltà che hanno gli enti locali, perché avremo la necessità che anche Cosenza e Reggio funzionassero meglio. Ci vorrebbe un finanziamento quantomeno per mantenere le strutture, poi per il resto potremmo organizzarlo direttamente noi, e quindi prendere una parte di quei bandi che oggi vengono pubblicati e tramite i quali poi vengono finanziate delle attività private. Basterebbe prendere una piccola parte di quel finanziamento per dedicarlo solo ai teatri e poi fare in modo che si possa partire con la produzione, che è quello che noi vogliamo fare. Quest'anno faremo addirittura due opere liriche coprodotte direttamente dalla Fondazione Politeama, ma soprattutto un'orchestra stabile vorremmo realizzare con questo accordo che abbiamo fatto col Tchaikovsky.
vorremmo lavorare anche per gli altri teatri, vorremmo fare produzione, dare spazio ai ragazzi che vogliono crescere in questo ambito, quindi non mi riferisco solamente alle opere liriche, ma mi riferisco anche a ragazzi che hanno la passione per i costumi, per la fotografia, per la scenografia. Dare spazio e fare una produzione e distribuirla in tutti i teatri calabresi. Non abbiamo bisogno più di prendere professionisti da fuori, basta, credo che i nostri hanno dimostrato veramente che se c'è l'impegno, se c'è un forte amore per la propria città, si può fare esperienze in pochissimo tempo e queste esperienze poi addirittura esportarla anche in altre regioni, come abbiamo fatto quest'anno con la Sicilia. Questa è l'ennesima stagione teatrale organizzata al Politeama con il sovrintendente Gianvito Casadonte. Ovviamente restano i problemi di sempre. Occorrerebbe, lo diciamo da tempo, una legge regionale sui teatri calabresi, almeno sui grandi teatri. Ovviamente mi riferisco non solo a Catanzaro, ma anche a Cosenza con il Rendano e alla Cilea di Reggio Calabria. Una legge che possa garantire una certa stabilità e una certa sicurezza anche in quelle che sono le continue proposte culturali che si fanno in queste tre città, in questi tre grandi teatri, ovviamente per poter garantire il prosieguo dell'attività, se no altrimenti, come diceva giustamente lei, ogni anno ci sono dei problemi per allestire una stagione, un cartellone di qualità, però anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, è stato mantenuto il contributo del Comune di Catanzaro e quindi con la campagna abbonamenti, con le vendite che sono stabili ma anche in aumento per quanto riguarda i nostri spettatori al Politeama, quindi siamo riusciti a confezionare una stagione di qualità.